Una rassegna di grande impatto scenico ed espressivo, quella inaugurata nei giorni scorsi a Palazzo Trentini e voluta dalla Presidenza del Consiglio Provinciale. C'è tempo fino al 2 novembre prossimo per entrare nelle stanze espositive di Via Manci 27 a Trento e lasciarsi sorprendere dalle straordinarie tele di Pier Augusto Breccia e di Adriano Fida. Opere originalissime di enorme formato per l'artista di origini trentine Breccia, una pittura ispirata ai classici e reinterpretata in chiave moderna per il calabrese Fida, due narrazioni artistiche accomunate da una costante ricerca di indagine interiore, di spiritualità e di visione. Nell'introdurre la mostra, il Presidente del Consiglio Bruno Derigatti ha sottolineato la forte dimensione di sogno, surreale ed astratto, contenuta nelle opere esposte, laddove l'arte interpreta il bisogno dell'uomo di raccontare dubbi, tormenti e speranze che la realtà è incapace di soddisfare. Una pittura che possiamo definire ermeneutica, una pittura che è il linguaggio universale da decodificare senza alcuna mediazione. Ermeneutica nell'accezione più comune significa interpretazione. Quindi che cosa contraddistingue il mio lavoro rispetto alla pittura tradizionale? La mancanza di oggetti riconoscibili. Tutto quello che lei vede in questi quadri non è né quel luogo, né quella persona, né quell'individuo di una certa età o di un certo posto nel mondo. È una pittura linguaggio. Di fronte a questo, ognuno di noi è libero di entrare nel quadro. Una pittura fatta di segni che però vanno al di là del simbolismo, dal momento che si tratta di un linguaggio universale da interpretare individualmente in una dimensione che supera il soggetto. I simboli ricorrenti, ce ne sono alcuni, tipo la sfera, che può essere vista come l'elemento di riferimento, di stabilità della struttura del quadro stesso, cioè una sfera nella sua perfezione evoca una verità, un qualcosa di ideale, ma tutto questo lo ottiene attraverso la dimensione estetica. Se quella sfera serve a stabilizzare l'estetica del quadro, diventa il punto di riferimento anche della coscienza di chi legge. Questo è un esempio che vedo. Laureatosi in medicina nel 67, Breccia ha interrotto una promettente carriera in cardiochirurgia per dedicarsi interamente alla pittura. Percorso artistico totalmente differente per Adriano Fida, nato a Reggio Calabria, che si definisce un caravaggista, ma che al contrario di quanto faceva il grande maestro del Seicento, rende divini i soggetti umani che ritrae in un ambiente magico, fantastico e visionario. Il mio percorso artistico nasce comunque da un percorso scolastico, dall'Istituto d'Arte all'Accademia di Belle Arti, che mi ha portato ad uno studio dell'arte classica, figurativa, e quindi a un percorso tradizionale dell'arte italiana, quello che poi è diventato veramente il motivo della mia pittura, portare avanti una tradizione che, bene o male, nell'ambiente contemporaneo artistico è quasi scomparso, tra virgolette. Riprendo colui che vivo, quindi lavoro con i modelli come si faceva anticamente e li riporto in un ambiente antico, senza epoca in realtà. Io mi definisco un caravaggista, ecco. La cifra che accomuna i due artisti è quella della spiritualità, un astrattismo magico e fantastico che è linguaggio ed interpretazione. Colui che è divino non ha un volto. La meraviglia nella pittura è rendere dei personaggi, rendere un mondo che non esiste. Quindi quando si dice che l'artista è simile a Dio perché è creatore di mondi, di verbi, ecco, anche l'abbinamento con il maestro Breccia è appunto vicino, perché abbiamo a che fare con la parola, con il verbo che è Dio. Quindi questa spiritualità è importante sia nella mia pittura che nella sua, naturalmente. Palazzo Trentini in Via Manci 27 a Trento fino al 2 novembre prossimo, chiuso sabato pomeriggio e nei giorni festivi, ingresso libero.